sono stati gli operatori di Ombra, assieme alle forze dell'ordine, a gestire il momento delicato della consegna della Lancia d'Oro per la 145esima giostra del Saracino. Una modalità nuova che dunque ha visto abbandonare definitivamente la consegna sul balcone e tornare a quella dalla tribuna A, anche se con alcune differenze. Dal momento della proclamazione alla consegna da parte del primo cittadino al rettore del quartiere vincitore è intercorso l'inno Terra d'Arezzo. L'anno scorso era vicino alla colonna infame, quindi un reperto storico importantissimo che adesso è in ristrutturazione, però era molto critica la posizione perché era proprio accanto al palco, quindi poteva avvenire qualche scalmanato, qualche tifoso tafferuglio e allora la colonna poteva scedere. Mentre invece qua si espone in maniera lineare il servizio come di fronte alla colonna infame dell'anno scorso, assieme alla Polizia Municipale ovviamente, che sono preposti alla protezione. Una settimana intensa comunque per chi si è dovuto occupare di sicurezza a 360 gradi e a settembre si replica. Sì, è stata dura da un punto di vista organizzativo perché ci sono alcune varianti anche, però la nostra presenza è capillare in ogni settore. Abbiamo dovuto fare alcune aggiunte di personale proprio per andare a coprire delle parti che, stando a quelli che sono stati gli studi del piano di sicurezza, sembravano un pochino più critiche. Ci sono delle zone durante la sfilata che si prestano molto a imboscate verbali, diciamo, chiamiamole così, più che fisiche, però molestano e disturbano i cavalli e di conseguenza potrebbe anche accadere qualcosa di poco piacevole. È stato tutto contenuto nel migliore dei modi perché eravamo preparati, quindi insieme con le forze dell'ordine abbiamo tenuto botta, come si suol dire.